Allora, di cosa si tratta? Beh, un meteorite sta per colpire la Terra. Ah, meno male, Vera, pensavo che doveva... Cosa? Notizia importantissima, prendete nota mi raccomando. Ci vediamo sabato 22 giugno al Pop Village di Rutino, in provincia di Salerno. Saremo io, Vera, e faremo un sacco di foto. Buongiorno, Vitto Family. Io sono Vittorio e lei è Vera. E adesso non c'è. Come state oggi? Io sto benissimo, tranne per il fatto che tipo fa caldo. Fa caldo. Guarda, si stanno sciogliendo tutte le pietre là fuori. Quella macchina si è sverniciata. Prima era verde, adesso è blu. Ma qualcosa mi dice che oggi sarà una giornata molto molto strana. A proposito di strano, dov'è Vera? L'ultima volta che l'ho vista era sopra a letto. Vera, Vera, dove sei finita? Eccomi qui. Oh, eccoti qui, Vera, iniziamo un nuovo video. No, per favore. Dai, perché no? Vittoria, ma sei impazzito? Sta facendo un caldo micidiale. Però chi se ne frega del caldo? È iniziata l'estate, non andiamo più a scuola. Vittorio, ma io sono un cane, non vado mai a scuola. Già, me ne ero dimenticato. Beh, fa nulla. E poi alla fine il caldo non è così male. Il sudore è piacevole, stai bello fresco. Ma che cosa? Vittorio, Vittorio, ci sei? Oh no, è stecchito. Mi troverò un altro padrone. No, Vera, voglio fare qualcosa di divertentissimo oggi. Però non so cosa fare. Tutto family, consigliateci nei commenti qualcosa da fare magari nei prossimi episodi. Ho un'idea. Continuiamo la caccia al tesoro di Capitan Gattini e troviamo il forziere. Sì, Vittorio, però Capitan Gattini non ci ha lasciato indizi. Ah già, che pizza. Quel maledetto di Capitan Gattini quando ci serve non si fa sentire. Chissà cosa sta facendo in questo momento. Vera, scommetto che si sta odorando i suoi piedi super puzzolenti. Capitan Gattini! Sì, bravo, continuo a ridere. Ritornerò molto presto, Vitto Family. Farò la mia. Vittorio, forse è meglio che vieni a vedere. Ehi, mi è venuto in mente, potremmo mangiare uno yogurt. Cosa c'è, Vera? Guarda qui, c'è una notizia al telegiornale. Il computer non porta mai buone notizie. Quindi andiamo a vedere. Allora, di cosa si tratta? Beh, un meteorite sta per colpire la Terra. Ah, meno male, Vera, pensavo che doveva succedere chissà che cosa. Un meteorite che si deve... Cosa? Vera, ma che cosa se gli stai dicendo? No, Vittorio, tu cosa stai dicendo? Che non capisco. No, tu cosa stai dicendo? Ok, ci sono. Vittorio, come facciamo adesso? Allora, Vera, non lasciamoci prendere dal panico, perché un meteorite che si deve schiantare sulla Terra magari è piccolino, giusto? Sì, però... Perfetto, quindi non distruggerà la Terra. La Terra è gigantesca, magari andrà nell'oceano e nessuno si farà niente. Aggiornamento, il meteorite colpirà l'Italia! Oh, l'Italia è grande, quindi può essere pure che colpirà un campo di zucchine, quindi non è il nostro problema. Aggiornamento, il meteorite colpirà la provincia di Napoli. Vabbè, ma noi non abitiamo nella provincia di... questo forse potrebbe essere... Ma Vera, la provincia di Napoli è grande, potrebbe anche colpire il mare che sta là in fondo. Aggiornamento, il meteorite colpirà la casa di Vittorio. Vittorio, come fai il telegiornale a sapere dove vivi? Vittorio? Vittorio, ci sei? Ma che cosa? Spegnete questo computer, perfetto, problema risolto. Nessun computer, nessun telegiornale, nessun problema. Vera, vieni. Vera, Vera, dove sei? Vittoria, dobbiamo fare qualcosa, c'è un meteorite. Oh, ho capito. Vera, dobbiamo chiamare subito la polizia, i carabinieri, i pompieri, tutti. Cosa? No, aspetta. Allora, com'era il numero? Com'era qualcosa a caso, sì. Pronto, nonnina, polizia, volevo dire. C'è un meteorite che sta venendo giù a casa nostra. Per favore, qualcuno può venire a salvarci, grazie. Ecco fatto. Oh no, chissà che cosa sta facendo adesso. Vittorio, cosa hai fatto? Chi hai chiamato? Vera, ho chiamato tutti i soccorsi, tranquilla, è tutto a posto. Ma il telefono non funziona da un mese. Cosa si fa in questi casi? Vera, cosa vuoi che si faccia? In genere c'è soltanto una cosa che si fa in queste situazioni. Mantenere la calma? La cosa che dobbiamo fare si chiama... Farsi prendere dal panico! Aiuto! Sotto il letto! Mi mancherai, Mario! Mi mancherai, VR! Mi mancherai, coso, che... come si chiama quel pupazzo? Omino Verde, credo. Ok. Mi mancherai... Orsino Verde! No, si chiama Omino Verde... Vittorio, aspetta! È l'ora del bagnetto, mammina mia bella! Ma che cosa? Dimmi, Vera! Dicevo, se costruiamo una barriera, il meteorite non potrà farci niente.
È vero! Perché non ci ho pensato prima? Una barriera antimeteorite che è anche impossibile da fare. Vera, come fai a schivare un meteorite di quelle dimensioni? Tranquilla, la televisione non ha detto che è piccolo. Ah, è vero. Allora proviamoci. Sì, diamoci da fare. Bene, prepariamo le difese. Eccoci fuori al balcone. Sì, cominciamo. Aspetta un attimo. Vittorio, come diavolo hai fatto a teletrasportarci qua in un secondo? Vera, non farti domande, iniziamo. Chiudiamo il balcone. Vittorio! Che c'è, Vera? Volevo soltanto dirti che sei in pigiama e ti stanno guardando tutti. Ecco fatto, Vitto Family, il balcone è chiuso. Sono rimasta fuori! Vera! Ma che cosa ti è saltato in mente? Vera, tranquilla, mi sono lasciato prendere dal panico. Adesso, siccome la sicurezza non è mai troppa... Sì, dobbiamo cercare qualcosa da mettere davanti al balcone. Vera, non starti lì impalata, dammi una mano a spostare questi oggetti vicino alla finestra. Ti va bene tutto il corpo? Così? Sei stata moltissimo utile. Guarda là cosa c'è. Sì, il mio piano ha funzionato. Adesso il croccantino che stava sul tavolo è mio. Grazie, sei stato molto utile. Un giorno mi vendicherò, Vera. Ecco fatto, direi che adesso stiamo a posto. Sì, anch'io, tranne per il fatto che c'è un altro biscottino là sopra. Per favore, me lo dai. Questo dici? Sì, proprio quello, proprio. Non lo avrai mai. Il mio dito. Benedetto Family, adesso non ci resta che aspettare che il meteorite ci colpisca. Computer, fra quanto cadrà il meteorite? Da 5 secondi. Ah beh, ci vuole tempo. Cosa? Mammina mia bella, mammina mia bella. Vera, è caduto quel coso? Dove è caduto? Non è che per caso ha colpito qualche nostra stanza? E adesso si trova di là? Magari c'è qualche alieno là vicino. Vitto Family, non è che per caso da casa vostra avete visto il meteorite? Se abitate qua vicino. Aiuto! Vera, li senti? Sono i gatti! Allora il meteorite mi sa che è caduto nel giardino. Sì! Ah, questo significa che possiamo anche aprire il balcone. Vitto Family, dobbiamo andare a controllare questo meteorite. Lo voglio vedere, sono stracurioso. Dai, Vera, andiamo a controllare. Sì, andiamo a vedere. Però, Vitto Family, ci servirà qualcuno che ne capisce di tecnologia aliena. Vado a chiamarlo. Che cosa? No, Vittorio! Non chiamare nessuno! Ma cosa diavolo? Qualcuno ha chiamato un esperto di alieni? Vittorio, perché hai collegato la bottiglia del latte con una penna? Guarda, la latte? Quale bottiglia di latte? Io mi chiamo l'agente Vitto 005 e Vittorio mi ha detto che è caduto un meteorite. Dove si trova? Nel giardino. Perfetto, non perdiamo tempo. Vittorio, ma si capisce che sei tu? Davvero? E che cosa ti fa pensare che io sia Vittorio? Il fatto che tu stia ancora in pigiama. Ah, va bene, mi sono stancato, andiamo! Metti i pantaloni! Però ho messo i pantaloni, quindi possiamo scendere. Sono carini? Vitto Family, speriamo comunque che Capitan Gattini non ci metta i bastoni fra le ruote. Oh, che cosa? Un meteorite alieno deve essere mio a tutti i costi. Agente Gatto? Sì, padrone! Devi recuperare quel pezzo di meteorite prima che Vera e Vittorio lo facciano. D'accordo! Scendiamo giù con calma. Sì! Vera, calmati! No, andiamo Vittorio, cerchiamo quel meteorite. Deve essere qua fuori per forza. Tu lo vedi, io no. Dai, apri questo portone e cerchiamo. Vittorio, guarda laggiù, ci sono dei gatti che ci stanno spiando. Mi raccomando, cercate quel pezzo. Ciao Vittorio, come va? Dai Vittorio, mia nonna corre più veloce di te. Coraggio. Vera, aiuto, calmati. Vera, aiuto. Vitto Family, vedete qualcosa? Perché sono così bassa? Per favore, non riesco a vedere nulla. Cosa c'è di là? Vabbè, Vittorio, guarda, ho trovato questo. Deve essere lui. Vera, sei stata bravissima. Questo è un frammento dell'asteroide che sarà precipitato qua vicino. Bene, Vitto Family, direi di tornare sopra ad analizzarla. Quindi saliamo. Oh no, hanno preso il pezzo di meteora. E adesso cosa dico al capo? Ma che cosa? Vera, la porta è chiusa? Chi è che l'ha chiusa prima? Io non no. Qua c'è lo zampino di qualcuno. Già, chissà di chi. Vabbè, c'è un passaggio segreto però. Cosa? Ecco fatto. Siamo nei sotterranei della casa.
Eccoci qua, Vitto Family, ma Vera, ti rendi conto di che cosa abbiamo in mano? Una pietra dal valore inestimabile! Nessuno al mondo ce l'ha, soltanto noi! Vera, non lo capisci? Questo significa solo una cosa! Che adesso verrà la polizia a prenderci? No, che siamo ricchi, Vitto Family, insieme a voi, grazie! Non lo dite a nessuno che abbiamo questa pietra, è il nostro segreto! Speriamo che non finisca nelle mani sbagliate! Già, sarebbe terribile! Quel frammento sarà mio e dominerò il mondo grazie al suo potere. Guarda un po', cioccolata aliena, per favore, posso assaggiarlo? Cliccate qua sulla faccia di Vittorio sotto la freccia per entrare a far parte della Vitto Family e noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio. Ciao! Ciao!